Buon pomeriggio Ila, come stai? Ciao, Babi, benissimo, tu? Molto molto bene, anche perché il mercoledì, insomma, abbiamo appuntamento fisso. Oggi dedichiamo il nostro spazio all'Empoli per Sì. conoscere uno dei protagonisti delle Serie A, ma soprattutto dell'Empoli, perché di fatto in Italia ha sempre giocato solo lì. Noi E ha siamo sempre fatto live. molto bene, È vero, benissimo. quest'anno tra l'altro sta piacendo anche di più e siamo soltanto all'inizio della stagione, però direi di andare subito a salutarlo, perché non vorremmo fargli perdere tempo. Si è allenato stamattina insieme a tutta la squadra, deve andare a casa e giustamente ha una mezz'ora con noi, anzi lo ringraziamo. Grazie a Nedim Bairami, come stai? Buon pomeriggio, io sto bene, grazie mille. Con le fatiche un po' dell'allenamento di questa mattina, no? Com'è andato? Tutto bene? No, no, tutto bene. Abbiamo fatto allenamento stamattina, un po' più lungo, però è andato tutto bene. Siamo un po' stanchi, però. Dai, ti facciamo un po' rilassare, perché vogliamo conoscerti meglio, perché da giocatore, da calciatore ti stiamo conoscendo sul campo, ti abbiamo conosciuto in questi 3 anni, però qua Nedim, noi abbiamo detto stamattina, abbiamo comunicato che ci saresti stato tu, no? E sono tutti impazziti perché ti prendono tutti al fantacalcio. Sì, questo fantacalcio che mi prendono tutti mi fa piacere tanto e mi fa anche più piacere quando faccio gol e assist, così sono contento anche loro che mi hanno preso. È un gioco, quando fai bene ti scrivono tutti, però anche quando fai meno bene senti un po', però mi fa piacere che mi hanno preso tanto. Tra l'altro ti pagano tantissimo, Sì. Questo secondo i più costosi, in Serie non lo so, però cerco sempre di dare il massimo e più bonus dare a tutti. Bravo, che parli di buono, ma tu lo fai il fantacalcio o l'hai fatto? Io no, conosco da poco, però sento sempre quando fai gol o assist che prendi bonus, però è un gioco bello, mi piace, sì. Senti, ma in Svizzera non sono così malati di fantacalcio come in Italia, o no? No, no, in Svizzera non esiste neanche fantacalcio, non giocano lì questo giochi. Lì insomma sono ligi, rigorosi, Dillo, ti prego, dillo. Sono svizzeri. sono svizzeri, esatto, mi hai anticipata, Babi. Senti, Nedim, invece parliamo un po' della stagione. Ti chiedo com'è iniziata e come sta proseguendo. No, la stagione è iniziato molto bene con il nuovo mister. Ho giocato anche bene, però può essere sempre meglio e cercare sempre dare il massimo e migliorare le cose di anno scorso. Siamo un gruppo giovane fantastico, un bel mix di giovane e vecchio e cerchiamo sempre di stare insieme e niente. Aspetta, che ha detto giovane e vecchio, voglio sapere chi sono i vecchi dell'Empoli, eh? Non abbiamo tanti, però si dice così che siamo, c'è anche un po' parte che c'è più esperienza, si dice così, dai. Bravo, infatti stavo dicendo, Ecco, forse i più esperti. però era bello sentir dire insomma vecchio, soprattutto in una squadra come l'Empoli. A proposito di vecchi e giovani, invece ti chiedo com'è essere allenati da un allenatore così giovane? Di esperienza ne ha tanta, Zanetti, però comunque obiettivamente molto è giovane. giovanissimo. No, sappiamo tutti che lui era anche un ex calciatore e sa che pensiamo noi e certo quando c'hai un allenatore giovane ti dà anche più un po' di libertà in campo, però se dai il massimo così è anche più divertente per noi dopo se vinciamo e facciamo bene. Tu l'anno scorso, Nedim, hai fatto 6 gol, giusto? Sei Sei gol, sì. quanti assist hai fatto? Otto, Vediamo. se non sbaglio. Bravo. La stagione precedente, invece, in Serie B, ti ricordi quanti gol avevi fatto? Lì ho fatto 5 gol e 10 assist. Bravissimo. E qui, in realtà, vabbè, era un test per misurare ovviamente la tua memoria, che è splendida, ma soprattutto per farti vedere come migliori di anno in anno a livello di gol. Quindi quest'anno, se la matematica non è un'opinione, almeno 7 gol ci Sì. aspettiamo. Sì, 7, se no di più. Almeno 7, quindi vuol dire da Almeno 7, sì. 7 Va bene. a salire. Ce la facciamo? Ce la facciamo, ce la facciamo.
Senti, ma la soddisfazione più bella è mettere la palla in rete oppure farla mettere a un compagno, cioè servire? Allora, come sono a centrocampo, per me piace più fare l'assist, però anche bello quando fai il gol, certo. Però per me mi piace fare l'assist. Quando fai gol al Milan, poi, visto che lo fai sempre. E poi questa è una bella cosa quando fai il gol contro Milan. Infatti i milanisti un po' ci hanno scritto, insomma, Ah, quando sì. hanno Ce saputo che parlavi con noi, l'hanno dicevano: un po', eh? fai sempre gol al Milan, Nedim, come mai? Perché mi piace giocare contro il Milan, cioè mi piace giocare contro tutti, però sappiamo tutti che Milan è una grande squadra in Italia e quando fai gol contro loro, questo rimane per me per sempre, è una bella cosa per me e la mia famiglia. Tra l'altro mi hai fatto un assist splendido, ovviamente la tua specialità della casa. Nel Milan c'è un altro classe 99 come te, che è Rafaleao, ma in Serie A ci sono tanti profili classe 99. Uno, Pinamonti, che è stato il tuo compagno. Insomma, ti posso chiedere un po' quest'annata verde per il nostro calcio e magari anche un tuo commento proprio su Pinamonti? No, io e Pinamonti l'anno scorso si è vista anche in campo e fuori campo che siamo una bella coppia, che ho fatto anche tante assist per lui e sono contento che ha fatto questo step su Sassuolo. È un bravo ragazzo, abbiamo passato un bel tempo l'anno scorso anche con la salvezza e sono molto contento per lui. Vi sentite ogni tanto? Sì, ogni tanto ci vediamo sempre, quando fa gol o quando faccio io gol e un assist, lui scrive o io scrivo a lui. Bene. Senti, io mi riaggancio un po' a quello che hai detto prima sui gol, no? Perché quando Ilaria ti ha detto arrivi a 7 quest'anno, tu hai detto se non di più, è perché in testa c'è la doppia cifra quest'anno. Vuoi arrivare a 10? Quest'anno, te lo dico la verità, sì, voglio arrivare a 10, sì. E questo è bello, ma è perché c'è stata una crescita personale o le motivazioni te le sta dando Zanetti? È una motivazione per me, è una crescita per me stesso, che mi voglio sempre migliorare su tutti i numeri che ho l'anno scorso. Infatti è per questo anche che la memoria funziona benissimo, perché Eh lui sì, lui conta. ricordandosi quello Conta che ha tutti gli fatto, assist e i poi gol. ovviamente può fare soltanto meglio. Stanno arrivando un po' di domande, Sì, Babi. andiamole a leggere, perché questa è carina. Nicolò ti chiede se è mai successo un episodio divertente con un fan. Allora, un fan, finora 2 volte sì, perché c'è un fan da Zurigo che viene a guardare la partita qualche volta e sempre quando viene mi fa Cartellone. un cartello che gli vuole la maglia, però sempre grande, e così lo do sempre la maglia a lui e io prendo il cartello e questa è una cosa che è molto bello per me. Ah, vedi che bello. Ma è già successo 2 volte quest'anno o 2 volte da quando sei a Empoli? No, no, quest'anno 2 volte. Ah, vedi? Insomma, Sì. quante maglie devi dare a questo tifoso? Mi fa, però se lui mi fa questa cosa, mi fa piacere dare la maglia. Che Hai ragione. Sei uno generoso? Tu nella vita in generale? significa questo? E ti piace dare agli altri invece che Sì, mi ricevere? fa piacere contentare gli altri, sì. Ecco, questo è un aspetto. Generoso anche in campo per tutti gli Vedi? assist, Tutto torna. che fa. Senti, invece io vorrei cavalcare ancora un pochino la passata stagione, e parlare del tuo ex compagno che è Aslani, che si sta distinguendo all'Inter, preso praticamente da vice. Intanto lo vedi come regista, ti piace come play? Perché giocava forse più mezzala con voi? No, da noi l'anno scorso ha giocato play, Tutta la stagione? ha giocato molto bene, è un ragazzo umile che lo vedo anche adesso in nazionale, perché siamo in Albania insieme e sono anche per lui molto contento che ha fatto questo step. Inter, sappiamo tutti che è una grande squadra, ci vuole un po' di tempo perché lì c'è grandi calciatori, concorrenza è più grande che nell'Empoli. Però speriamo che fa una bella stagione con lui. Anche lui, con lui ogni tanto ti senti? Sì, con lui di più, ogni giorno quasi. Cosa vi scrivete ogni giorno?
No, così parliamo un po'. No calcio, fuori calcio. Ecco, oh, Giusto, finalmente qualcuno giusto. che non pensa al calcio quando non si gioca a calcio, Giusto, giusto. che è un po' raro. Senti, Nedim, tu sei praticamente cresciuto in Svizzera, no? Però hai origini albanesi. È curioso perché spesso Nicolò ti chiede chi era il tuo idolo da bambino, no? Sembra una domanda banale, però immagino che nel tuo caso forse non lo sia così tanto. Chi Allora, è guardavi da bambino? Chi? giusto che sono nato, io sono nato a Zurigo, origine albanese, e da 4 anni che sono in Italia qui adesso. E il mio idolo è Zinedine Zidane, che per me è un fenomeno, è un calciatore ex calciatore che era molto forte, ha giocato anche in Italia, conosciamo tutti, e niente, lui è il mio idolo. Sognavi di essere lui da bambino? Sì. C'hai qualcosa di Zidane tu in Secondo campo? me l'eleganza quando c'è la palla. Vedi? Sei un calciatore elegante quando parla. Tu hai cambiato tra l'altro nazionale. Raccontaci un po' questo passaggio, perché prima eri nella nazionale svizzera e adesso sei in quella albanese. Te la senti più tua? Giusto, io ho giocato fino a Under 21, ho giocato per la Svizzera. E dopo mi ha chiamato Edi Reja, allenatore dell'Albania, e ho parlato un po' con lui, ho parlato con la famiglia e finalmente alla fine ho deciso io da solo, ho sentito il mio cuore che per me è la cosa giusta, che vado per l'Albania, niente contro la Svizzera, però ho sentito così, ho parlato anche con la mia famiglia e alla fine abbiamo deciso così tutti insieme. Sono anche contento. Ma spiegaci un attimo, tu dici, me lo sentivo, no? Mi sono sentito bene, il mio cuore mi diceva che avrei dovuto giocare per l'Albania. Che cosa hai pensato in quei momenti? Che cosa ti è passato in testa? Cioè, perché ti sentivi così tanto di voler rappresentare quel paese? No, perché io sono albanese, presentare Albania, vado in campo per il mio paese è una cosa incredibile. Sempre quando vado in campo e c'ho questa maglia, è una cosa molto bella. Ma mentre eri a Zurigo, visto che sei nato lì in Albania, ci andavi ogni tanto oppure no? Sì, vado ogni estate, vado in Albania. Tra l'altro è diventata una meta turistica, da un po' di tempo a questa parte. C'è tanta gente che d'estate sta andando in Albania perché la trova molto molto bella. Albania non è male in estate, c'è il bel mare lì e si può fare tante cose, sì. È vero, il mare lì è davvero molto, molto, molto bello. Quest'estate magari ci facciamo un pensierino, ma i tuoi genitori perché sono andati a vivere in Svizzera? Perché questo tempo era la guerra lì e loro sono trasferito a Zurigo. E io dopo sono nato lì e ho fatto tutto lì e dopo sono venuto a Empoli. Però diciamo che il senso di appartenenza alla tua terra i tuoi genitori te l'hanno trasmesso, cioè non hanno mai smesso di farti sentire attaccato a quella che era la loro terra, perché poi tu di fatto sei nato in Svizzera, no? E questo è molto bello. Certo che sono nato in Svizzera, però io mi sento più albanese perché origine sono di là e sempre quando vado in Albania, c'ho tutti famiglie lì dappertutto, siamo una grande famiglia, è sempre molto bella vedere tutti insieme lì. E invece di svizzero che cos'hai? Visto che comunque sei nato e cresciuto lì, avrai, non lo so, la puntualità, diciamo una banalità, sei una persona puntuale? Allora, in Svizzera ce l'ho delle amici e la famiglia è non tanto, però è anche bello quando vado a casa lì in Svizzera perché babbo e mamma vivono tutti lì e quando vado lì sono tranquillo, sì. Senti, da piccolino tu in che ruolo hai iniziato? Allora, io ho giocato mezzala, sono venuto a Empoli, ho giocato i primi 6 mesi mezzala, dopo ho giocato esterno alto. E dopo con Dionisi ho giocato trequartista, ho giocato un po' tutto e mi trovo bene trequartista, sì.
Quindi Dionisio è stato il primo un po' a metterti in quella porzione di campo. Ti ha inventato. Sì, perché abbiamo giocato questo modulo e 3-4-1-2 mi ha messo lì, 4-3-1-2 mi ha messo lì e mi sono trovato molto bene. Franco ti chiede la tua esultanza preferita. Dipende contro chi giochiamo e che emozione c'ho, però... Adesso ci spieghi le differenze, vai, sentiamo le differenze. Sì, intanto quando faccio gol non penso troppo, però faccio sempre così perché sono di Albania e... Devi segnare però, eh? Come si fa? Allora, si fa così. Così, dobbiamo incrociare sì, le... Giusto. Ok, quindi questa è la tua esultanza. Sì, questa, sì. Ok. Sempre in ogni caso, altrimenti poi esulti e basta. Sì, però quasi sempre, sì. A Empoli come si sta? A Empoli si sta molto bene, sono da 4 anni qui, vivo da solo, tranquillo, mi trovo molto bene. Inizio è sempre un po' difficile perché non ho parlato molto bene italiano, adesso ho imparato un po' meglio, mi trovo bene, sì. Ma hai preso lezioni quando sei arrivato in Italia? Primi 3 mesi sì, e dopo ho smesso perché era troppo difficile e ho imparato così con i compagni, mi hanno detto tu devi sbagliare per imparare e così ho parlato, ho sbagliato, loro mi hanno aiutato e adesso parlo italiano, sì. Chi è il più bravo a insegnare l'italiano nell'Empoli? Allora, l'anno scorso era Romagnoli, perché era molto... No, quest'anno non mi serve nessuno perché secondo me parlo e capisco quasi tutto, sì. No, tra l'altro lo parli benissimo. Molto bene. Non male, può essere anche meglio, sì. Ma no, lo parli, c'è tempo lo parli per migliorare, davvero dai. Benissimo. Io non riesco a leggere, Babi, fin qua tutte le domande che stanno arrivando per te perché sono davvero tantissime. Tante. Guarda, questa è carina perché ti ho chiesto come si sta a Empoli, però Maria ti chiede se ti piace la tifoseria dell'Empoli. Sono dei tifosi molto educati, c'è da dire questo, no? Sì, no, i Desperados sono sempre con noi quando la partita va bene o male, loro si vede anche che è una tifoseria molto, molto bella e sono sempre con noi giocatori. Ti chiedono anche come riesci a gestire l'ansia pre-partita, se ce l'hai. Sei uno che magari ha un po' di ansietta prima della gara o sei tranquillo? No, sono molto tranquillo, non penso tanto, cioè penso per la partita, però sono molto tranquillo, non c'ho pressione o qualcos'altro. No. Quindi anche la sera prima di una partita molto importante riesci a dormire tranquillo? Sì, tranquillo, sì, non c'ho niente. C'è qualcosa che ti rilassa in particolare? Musica? Chiacchierare con i compagni? Allora, intanto o ascolta musica o parlo con il mio miglior amico prima della partita, un po' un giorno prima. Che non è un calciatore? No, non è un calciatore, no. Okay. E anche lì parlate di cose extra calcio, immagino, no? No, non parliamo per calcio, così non penso troppo. Infatti, per quello, così almeno riesci un po' a isolarti. Ma come visto... sì, vai. No, vai. Ora non parla più nessuno. No, volevo chiederti come sono gli allenamenti di Zanetti, sono molto intensi? Sì, è un allenatore che vuole sempre che noi calciatori andiamo al 100% ogni allenamento, è molto intenso, però fa anche... È divertente allenare con lui perché non fa sempre la stessa roba, cambia sempre, è bello anche per noi calciatori. No, visto che non ti piace pensare al calcio quando diciamo non sei sul campo, ora ci aspettiamo grandi cose da te, Nedim, eh? Che cosa ti piace fare? Fuori campo? Allora mi piace, io sono un ragazzo molto tranquillo, io gioco spesso PlayStation con gli amici, se no gioco ping pong. C'ho a casa un tavolo di ping pong e mi piace giocare ping pong. Sei forte? Questo non lo so, però secondo me sì. Quindi nel tempo libero, ti chiede Franco Gerulli, non guardi altre partite di Serie A o di altri campionati? Altro campionati?
Quasi mai. In Italia sì, se c'è una bella partita, però poco, guardo poco calcio. Guarda che il ping pong non è così comune, perché adesso è padel, no? E invece un Sì. ragazzo che si diverte a giocare a ping pong, oh, tanto di cappello si dice da queste parti in Italia. Altra domanda carina che è arrivata è da Nicolò, un giocatore con cui vorresti scambiare la maglia quest'anno. Allora, fino ad ora non ho chiesto ancora a nessuno, però se posso scegliere un calciatore, scelgo Dybala. E invece un calciatore che nel tuo ruolo ti piace tantissimo in questo campionato? Sì, Dybala, che per me in questo ruolo è un giocatore molto, molto forte. Vabbè, insomma, poi ha avuto anche purtroppo questa pausa, però quando, ora non ricordo il calendario, quando incontra la Roma l'Empoli? No, abbiamo già giocato contro Si è già loro a giocato, casa. infatti, Sì, già sì. e allora il girone di ritorno magari sicuramente A lo proposito, ritrovi. Nedim, ma che campionato sarà questo con la pausa per i mondiali in mezzo? Scusami, non ho capito la domanda. Che campionato sarà? Come te lo immagini con questa lunghissima pausa in mezzo? Cioè, poi come rientreranno le squadre a gennaio? Allora, c'è un break molto lungo e sappiamo che dobbiamo preparare questo break molto bene. Io vado in nazionale e certo che mi serve dopo un po' di vacanza e quando rientro dobbiamo essere tutti in forma e non troppo rilassare. Sei pronto a Io vestire sono. la maglia della tua nazionale? Per Sì, te sono sempre pronto. è importante, immagino, visto che insomma tu andrai, noi babbi che siamo italiani, ovviamente Noi no, no. non saremo rappresentate dalla nostra nazionale, tra l'altro per la seconda edizione consecutiva. Ma andiamo avanti. Ti è mai capitato, immagino di sì, di fare un selfie con un fa cioè ti piace quando ti fermano, ti chiedono di fare foto? Sì, mi piace, sì, perché no? È una cosa che mi fa anche piacere quando viene qualcuno e ti chiede per un selfie, perché no? Cos'è che ti dicono magari di continuare così, di non so, Sì, no, qualche volta dicono anche devi fare più bonus o mi regali qualche bonus su Faltacalcio e questa è la cosa che sento più spesso. Capito? Non chiedono la maglia, ma bonus del Sono fantacalcio. cambiati i tempi, sono cambiati i Yeah. tempi e molti calciatori, anche che stiamo sentendo, non giocano al fantacalcio proprio perché non ne possono più, cioè nel senso vengono fermati soltanto per questo motivo e non più perché magari non segnano, diciamo, per una questione di tifo, ecco, ma più per il fantacalcio e quindi non ci giocano. E ovviamente incontri fan, sì, vengono loro sul campo, però girando per la città ti fermeranno. Com'è il rapporto con la città? No, il rapporto con la città è molto bene, anche con i tifosi è stato sempre un rapporto bello e anche fuori campo, quando loro mi hanno visto io loro, è sempre un rapporto bene. Sì. Io Piace andare in giro anche a mangiare fuori ogni tanto? sono un ragazzo che più a casa che fuori, però ogni tanto quando vado a cena fuori, cioè loro quando sto mangiando non dicono niente, però quando esco certo che ti chiedono un foto, però non mi dà noia, no. Eh no, però ora voglio sapere a casa che cosa ti cucini. Allora, sempre bene, pollo, un po' di verdure, dipende cosa c'ho a casa, però cucino da solo, sì. Ah, ti piace cucinare? Sì, mi piace, sì. Però cose basiche, oppure hai un piatto forte, cioè a parte il No, pollo. no, più cose basiche, perché le cose, piatto un po' più pesante non so fare, però sto imparando. Ah sì, che hai imparato? Sentiamo un po'. No, più che roba albanese, perché mi piace molto mangiare roba di Albania. Tipo? C'è un piatto che si chiama Pasul, è un po' roba di Albania, è molto pesante, però quando viene la famiglia fa la mamma questa, perché io non so ancora fare. Vabbè, Beh, così è giusto. facile, dai, allora ti fai coccolare. Hai fratelli? Hai una famiglia numerosa?
Sì, io ho due sorelle più grande, sono già zio e abbiamo una famiglia grande, sì. Sei bravo a farlo, zio? Sei presente? Sì, sono bravo. Settimana scorsa qui erano una settimana e era un po' duro, però era bello. Cosa hai fatto fare alle tue nipotine? No, perché quando torni da allenamento sei un po' stanco, ti vuoi rilassare, loro vogliono giocare con te, devi giocare per forza. Sono uscito un po' con loro perché era bel tempo e hanno mangiato un po' di gelato e Ah. abbiamo fatto un giro a Empoli. Dai, però fare lo zio è molto più bello, no? Perché poi a un certo punto ridai, riconsegni i bambini ai genitori se la vendono loro. Ne so qualcosa. E guarda che c'è una bella domanda, da Draptor. Se dovessi consigliare un giocatore della nazionale albanese ad una big italiana, chi consiglieresti? Come, scusami? Se dovessi consigliare ad una squadra, ad una big, ti chiede, no? Una squadra top in Italia, un giocatore tuo connazionale che gioca con te in nazionale, chi consiglieresti? Allora, abbiamo un attaccante che è molto forte, si chiama Armando Broia, gioca nel Chelsea, gioca già in Premier, è un ragazzo giovane e molto forte. Infatti chiedono anche cosa pensi di questo giocatore. Di Armando Broia? Sì. Sì, allora io ho visto tante volte in campo, è un ragazzo che è molto forte fisicamente anche con la palla, è fuori campo, è molto tranquillo, umile anche se gioca nel Chelsea e mi trovo bene con lui in campo e fuori campo. Ma tu in nazionale giochi sempre sulla tre quarti o hai un altro ruolo? Dipende come giochiamo, o mezzala o tre quarti, sì. Giocare nell'Empoli ti ha fatto crescere anche lì o viceversa? Cioè, ti è stato più d'aiuto giocare in Italia o giocare nella nazionale albanese, nel tuo percorso di crescita professionale? Tutte e due, però anche in Italia sì, mi sono piaciuto tanto, sì. Eh sì, sicuramente poi si porta un pochino di nazionale in campionato, un pochino di campionato in nazionale. Senti, invece, buoni propositi per l'Empoli quest'anno? Che stagione ti aspetti? Che stagione vuoi che sia per l'Empoli? Allora, sappiamo tutti che giochiamo un bel calcio e siamo un gruppo. Come ho detto prima, esperienza è giovane, e il nostro obiettivo è giocare per la salvezza e prendere più punti possibile. E certo, crescere ogni partita, ogni calciatore come squadra e dare sempre il massimo. Con chi sei in camera tu? Adesso questo infortunato è Ismaili, però adesso sono da solo, però sono sempre con lui. Ci racconti un po' lo spogliatoio? Ci racconti qualche cosa che si può raccontare perché sappiamo che c'è la regola dello spogliatoio? Chi è il Più più matto? matto è. No, non lo so perché siamo tutti tranquillo, però abbiamo un DJ bravo che è Nicola Haas che fa sempre il DJ e qualche volta sono anche io il DJ, però io il DJ vanno tutti via perché non piacciono la musica albanese, siamo solo in due, io e Ucani e Ismaili. Ah, e quindi voi mettete soltanto musica albanese e gli altri invece che cosa vogliono? Reggaeton? Un po' tutto, inglese, italiano, un po' tutto, reggaeton, però noi ascoltiamo più la nostra musica. Quindi Ismaili, diciamo, possiamo dire che è il tuo migliore amico nell'Empoli, no? Allora, io mi trovo con tutti bene, però con Ismaili, che conosco adesso anche nazionale bene da 2 anni, mi trovo molto molto bene, sì. Senti, raccontaci anche un po' del capitano, no? Bandinelli, perché è un ragazzo molto, molto posato, no? Molto, molto educato. Com'è da capitano? Allora, io e lui siamo adesso 4 anni insieme all'Empoli, per me è un leader, si vede che è un leader in campo e fuori campo. Mi sentite? Sì, sentiamo, Ah, sentiamo. scusami, è un ragazzo molto umile e
sappiamo tutti che lui è il nostro capitano e quando dice lui qualcosa a campo, fuori campo, facciamo queste cose. E mi trovo molto bene con lui, ho un rapporto bene e niente, sono contento per lui che gioca qui con me. Invece il più silenzioso dello spogliatoio? Bella. Secondo me Samiro Icani, lui è molto, molto tranquillo e per la squadra è molto importante, non parla tanto, però quando parla si vede che c'ha esperienza. Senti, Nedim, noi staremo qui a chiederti mille cose, cioè ad esempio se magari Destro vi ha offerto una cena dopo quel bellissimo gol in rovesciata Beh, con mi il sembra Torino, minimo, eh? spero di sì. È successo? Tra di voi Scusami, non ho capito. non succede tra di voi che ci siano scommesse, tipo faccio un bel gol, vi offro una cena, tipo Destro contro il Sì, Torino? Mattia con questo gol deve non solo una, anche due, però basta anche una, perché con questo gol che ha fatto sabato abbiamo una bella cena da lui. L'avete costretto, eh. Ci devi offrire la cena. Quando la fate? Non lo so, però vediamo quando c'è tempo lui e tutti insieme proviamo un giorno. Giusto così. Ti sei divertito? Sì, molto, Abbiamo molto. fatto praticamente il terzo grado, io e Ilaria. Volevamo però conoscerti a 360 gradi. In bocca al lupo. Mille, grazie. Grazie a voi, Crepi, grazie. Ciao, ciao Nedim. Ciao, ciao. Ciao, ciao. No, grazie ancora. Ciao, Buon grazie. Ciao. pomeriggio. Beh, insomma, gli abbiamo fatto un sacco Sì, tantissime. di domande, sono arrivate anche un sacco di domande. Ila, Sì. ovviamente ricordiamo che se volesse rivedere tutto il format La e anche chiacchierata con Nedim. tutte le altre puntate, perché ne Sì. abbiamo fatte un bel po', potete andare tranquillamente sull'app oppure tornare su YouTube. Domani intanto ricordiamo l'appuntamento con DAZN Talks di Serie B. Sì, assolutamente. Possiamo svelare già il Ma non lo so in protagonista. Possiamo realtà, dire? eh. No, No, dalla no, regia ci dicono no, no. non possiamo svelare nulla. Non possiamo svelare nulla, però domani c'è DAZN Talks Serie B e poi venerdì c'è Fantaradar e poi tutti gli appuntamenti del mercoledì che insomma ci faranno vivere insieme questo weekend di Serie A. Sei Assolutamente, divertita? tantissimo, tantissimo come sempre, Facciamo fuori grazie. tutti i ragazzi, ci sei sempre tu Sì, il mercoledì. facciamo adesso coppia fissa. Dai, Grazie, affare Babi. fatto. Grazie a voi per averci seguito. Ciao.